Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video tag, ci rilassiamo un pochino e facciamo anche due chiacchiere. Questo tag si intitola YouTube Donne e Profumi. Io l'ho visto su un sacco di canali, quasi tutti quelli che seguo hanno fatto questo tag, quindi non li nomino tutti perché altrimenti dovrei fare un lunghissimo elenco. In ogni caso è un tag che sta girando tantissimo, soprattutto in quest'ultimo periodo, però non mi perdo troppo in lunghe premesse e parto subito con la prima domanda. Pensi che ci sia concorrenza tra donne su YouTube? Sicuramente qualcuno che si fa un po' di concorrenza c'è, però non credo che sia corretto distinguere donne e uomini. Non credo che sia un fatto di genere. Io credo che sia più che altro un fatto di personalità e non penso neanche che dipenda dalla grandezza del canale. Ci sono persone che sono competitive per natura, la loro personalità è così, hanno voglia di primeggiare, di salire, hanno voglia comunque di fare delle piccole sfide, diciamo così, e quindi si fanno concorrenza. Ma davvero io sono convinta che dipenda dalla personalità, quindi non dal fatto di essere donna, dal fatto di avere il canale piccolo, di avere il canale grande, ma appunto da questo aspetto. Personalmente non sono una persona competitiva, io l'ho sempre detto, vado avanti per la mia strada, io metto su YouTube quello che piace a me, quello che comunque mi appassiona e quello che fanno gli altri canali, sinceramente non è che mi interessi più di tanto, almeno non mi interessa nel senso della concorrenza. Ci sono canali molto più grandi del mio, ci sono persone molto più brave di me, buon per loro. Io, per quanto mi riguarda, vado avanti così perché questo è quello che mi piace fare, la mia passione comunque è fare video, pubblicarli, ma sempre seguendo la mia linea di personalità. Seconda domanda: che cosa ne pensi di chi copia? Dipende da che cosa intendiamo. Se una persona copia proprio spudoratamente, nel senso che prende un video e lo ripropone esattamente identico, dicendo le stesse identiche parole, penso che evidentemente non ha delle sue idee e ha bisogno di copiare gli altri perché altrimenti non saprebbe cosa mettere sul canale. Quindi potrei dire che mi dispiace più che altro per quella persona perché significa che senza i contenuti altrui il suo canale sarebbe vuoto. Se invece per copiare intendiamo prendere spunto, quindi magari vedere un video di qualcuno, pensare che è una buona idea e desiderare magari portare quello stesso contenuto sul nostro canale, però proposto con la nostra personalità, con il nostro modo di raccontare le cose, allora non credo che sia giusto dire che ha copiato, semplicemente ha preso spunto. Magari in quel caso potrebbe essere anche corretto dire ho preso spunto da quel canale, da quel video, adesso ve lo ripropongo a modo mio. Ecco, magari quello potrebbe essere corretto, però in ogni caso credo che su YouTube ci siano tanti video che si assomigliano. Io stessa ho intenzione a breve di pubblicare un video che riguarderà la collezione primavera-estate di Essence e ho visto che l'hanno fatto anche altri canali che seguo, però io in realtà non ho copiato e non ho neanche preso spunto in quel caso. È proprio un video che io ho sempre fatto. Se andate a vedere indietro nel mio canale lo troverete anche degli anni passati e semplicemente continuerò a farlo perché comunque è un tipo di video che è programmato nel mio canale. E poi sicuramente gli altri lo avranno fatto a modo loro, quindi io non lo vedo un copiare, ma semplicemente un riproporre la stessa cosa, ma ognuno con il suo modo. Cosa ne pensi di chi commenta e fa love bombing? Ma io in realtà non penso nulla di particolare, nel senso che nei commenti una persona è libera di scrivere quello che vuole, di scriverlo come vuole. L'importante è mantenere rispetto ed educazione sia nei confronti di chi fa il video, sia nei confronti magari delle altre persone che commentano. Quindi, se queste cose vengono mantenute, io credo che una persona sia libera di esprimersi come meglio crede, cioè magari quella che è un pochino più affettuosa e quindi fa questo bombardamento d'amore, esattamente così come dice il termine love bombing. E c'è magari quella che è un pochino più riservata e che non esprime questo affetto così, così tanto sdolcinato, così tanto romantico, non so come chiamarlo, insomma. Poi devo dire la verità, ci sono dei commenti che magari sono più sinceri e altri che sono meno sinceri, però io non posso sapere
se la persona che mi ha scritto è sincera o non lo è, perché non la conosco semplicemente. Quindi io sono abituata a non giudicare le persone che non conosco e a non giudicare le cose sulla base di due righe che vengono scritte sotto un video. A me tutti i commenti fanno piacere. Ho anche ricevuto nel corso di questi 3 anni da YouTuber dei commenti poco carini, a volte poco educati, a volte anche offensivi. Quindi tra quelli e quelli di love bombing sicuramente preferisco la seconda possibilità. Però insomma, ogni commento comunque secondo me va considerato importante. Io non sempre riesco a rispondere, ma sempre metto un cuore sotto al commento. Quindi se vedete che non c'è la risposta, andate a vedere perché sicuramente troverete il cuore. E il cuore significa che ho letto il commento, che l'ho apprezzato. Poi a volte magari rispondo, a volte no, ma ogni vostro commento comunque a me fa sempre piacere. Se sono commenti meno carini e meno educati, ovvio mi fa meno piacere, in quel caso mi dispiace. Però questa è la situazione, queste sono le regole del gioco di chi si mette comunque in vista su YouTube. Che cosa ne pensi dei dislike? Penso che chi mette un dislike perché non ha apprezzato il video è libero di farlo, fa bene a farlo, nel senso che non tutti i video possono piacere a tutti, e quindi magari una persona che non apprezza esprime la sua disapprovazione. Invece i dislike messi a caso, tanto per andare a mettere dislike in giro su YouTube, quelli credo che abbiano poco senso, sinceramente, non ne capisco neanche tanto la ragione. Però, insomma, su YouTube purtroppo queste sono le regole del gioco. Si può piacere, si può non piacere, le persone sono libere di esprimerlo. Io personalmente non metto mai dislike a nessuno, perché semplicemente se un video non mi piace non lo guardo, magari lo interrompo, dico no, questo video non mi interessa, non mi piace, però non metto dislike, magari mi limito a non guardare il video. L'unico dislike che ho messo, l'ho messo di recente in un canale di cui non faccio il nome perché non voglio né innalzare polemiche né mettere in cattiva luce il canale, ma era un video che praticamente parlava di questa emergenza sanitaria che stiamo tutti vivendo e diceva che questo virus è tutta un'invenzione, che noi italiani siamo stupidi perché ci abbiamo creduto. Ecco, questa è una cosa che mi è sembrata una grandissima mancanza di rispetto nei confronti di chi sta lavorando in prima linea, prima di tutto, quindi i sanitari, la protezione civile, tutti i volontari, tutte le persone che hanno un negozio di alimentari e che tengono aperto per farci mangiare, che magari ci fanno anche le consegne a domicilio rischiando di prendersi qualche cosa, tutte le persone che comunque hanno in ospedale una persona cara, tutti i morti che ci sono stati, che sono tantissimi, e anche mancanza di rispetto per le persone come me che se ne restano a casa senza infrangere le regole per proteggere me stessa prima di tutto, ma anche gli altri. Quindi io quel video l'ho visto proprio una mancanza di rispetto totale e lì ho messo un dislike perché confesso che quel video mi ha fatto arrabbiare, mi è dispiaciuto sentire tutte quelle cose e mi è dispiaciuto ancora di più vedere che c'erano persone sotto a quel video che alimentavano questa teoria. E mi è sembrata proprio una follia di massa, quindi lì ho messo un dislike perché quello è stato un discorso che io non ho condiviso. Poi magari ci possono essere delle idee diverse rispetto alle misure che sono state prese, magari c'è qualcuno che le condivide appieno, qualcuno che ne condivide una parte, qualcuno che non le condivide per nulla, però in ogni caso dire che tutto questo è un'invenzione quando ci sono un sacco di morti, quando hanno fatto vedere nella chiesa di Bergamo tutte le bare messe in fila una dietro l'altra, ecco, in quel caso dire che è tutta un'invenzione mi è sembrata proprio grande mancanza di rispetto nei confronti dell'Italia e di tutte le persone che stanno vivendo questa situazione con veramente emergenza e con dolore, con sofferenza, perché ricordiamoci che dietro alla persona che è morta, che viene descritta come anziano con patologie, comunque c'è un padre, c'è una madre, c'è un nonno, c'è una persona cara, c'è un amico, c'è un conoscente, un parente, uno zio, comunque c'è una persona, quindi noi dobbiamo avere rispetto. Ma mi fermo, altrimenti poi divago e vado anche fuori tema perché il tag comunque non parlava di questo. Ma volevo dare la forza, diciamo, di questa mia opinione per giustificare l'unico dislike della mia vita che io ho messo.
Andiamo avanti. Preferisci mostrare tanti profumi o pochi? No, io non sono un amante dei profumi, l'ho sempre detto, quindi ne ho mostrato pochissimi quando ho fatto qualche video collaborazione, con altri canali, ma generalmente no, perché non ne uso neanche tanti. Ne uso uno solo, al limite lo alterno con altri due o tre, ma no, i profumi non è comunque un ambito che io tratto sul canale. Bisogna per forza truccarsi per fare video, non bisogna per forza truccarsi per fare video e nemmeno per fare altre cose, ci mancherebbe altro, ognuno fa quello che vuole, fa quello che si sente. Per quanto mi riguarda, voi mi vedete sempre truccata perché io sono una persona che si trucca a prescindere da YouTube. Questa è una cosa che chiunque mi conosca nella vita di tutti i giorni vi potrebbe confermare. Io mi sono sempre truccata anche semplicemente per uscire a portare la spazzatura, ma non perché mi vede qualcuno, ma perché mi vedo io. Io mi trucco anche quando sono a casa, semplicemente perché quando mi guardo allo specchio mi piace vedermi in ordine, mi piace vedermi truccata e quindi sinceramente è una cosa che faccio volentieri a prescindere dal canale YouTube. Quindi il modo in cui voi mi vedete nei video è lo stesso identico modo in cui io mi presento nella vita di tutti i giorni. Quindi sono così su YouTube, ma sono così nella mia vita quotidiana. Quindi sono una persona che ci tiene comunque a vedersi curata. Io molto spesso, magari anche in casa, mi metto una collana semplicemente perché mi fa piacere, metterla. Quindi sono una persona un po' particolare, forse, un po' fuori dal comune su queste cose, me ne rendo conto. Ma sono fatta così, sono sempre stata così e probabilmente sarò sempre così. Non faccio del male a nessuno, tutto sommato, perché se mi trucco comunque è una cosa che riguarda me, quindi non credo che possa essere un problema per qualcuno. Bene, queste erano le domande. Io taggo tutti perché mi piacerebbe vedere questo tag riproposto anche da altri canali, ma non nomino nessuno in particolare, perché credo che l'abbiano già fatto in molti, quindi non so neanche adesso chi l'ha fatto, chi non l'ha fatto, non me li ricordo tutti i canali, quindi sentitevi liberi di farlo. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.